Venerdì 8 maggio 2015, io sono Fabio Ranfi e questo è Good Morning Milano. Buongiorno a tutti e ora vediamo i fatti principali della città. L'incendio al Terminal 3 dell'aeroporto di Roma Fiumicino di ieri ha avuto ripercussioni anche sullo scalo milanese di Linate, dove 13 voli appunto lanciati ieri verso la capitale e 9 in arrivo a Milano sono stati cancellati. Anche oggi si potranno avere ripercussioni sulla tratta Milano-Roma, per questo vi invitiamo a visitare il sito dello scalo milanese www.milanolinate-airport.com. E ora andiamo in centro, dove dopo 13 mesi di lavoro Milano festeggia la fine del restauro di Galleria Vittorio Emanuele II con un'installazione alta 3 metri, interamente coperta di specchi, al cui interno si potranno vedere immagini trasmesse di carattere storico e dei lavori appunto di restauro appena conclusi. A completare l'installazione, 4 postazioni con panca e binocolo che invitano a sedersi e a guardare la galleria da prospettive mai viste. L'opera, installata nell'ottagono, sarà visibile fino al 23 di maggio. Rimaniamo sempre in zona Piazza Duomo perché questa domenica, appunto in Piazza del Duomo, 4.000 ballerini di tango si riuniranno in un unico grande ballo dalle 16 alle 19, organizzato per raccogliere fondi per le persone colpite dal terremoto in Nepal. Oltre agli appassionati di tango, saranno presenti anche alcune associazioni onlus che operano appunto nelle zone terremotate, tra quali Save the Children e Medici Senza Frontiere. Iniziative promossa dall'organizzazione no profit Street Tango in accordo con le istituzioni milanesi. E concludiamo parlando di Ciclo Pride edizione 2015, un weekend di festa per la bicicletta in città, con percorsi protetti e senza automobili, al fine di assicurare una mobilità più tranquilla e sostenibile. L'edizione di quest'anno si arricchisce e ospiterà sabato sera 9 maggio la famosa biciclettata benefica Luci in Bici, organizzata da CBM Italia Onlus per sostenere i progetti di lotta alla cecità evitabile nei paesi del sud del mondo, ma soprattutto quest'anno per aiutare le zone terremotate del Nepal. La partenza è prevista per le ore 20:30 alla Piazza del Cannone. Anche la giornata di domenica sarà l'insegna appunto di Ciclo Pride 2015, ma in ogni caso comunque potete trovare maggiori informazioni sul programma e sulle modalità di iscrizione sul sito www.cbmitalia.org nella sezione eventi. Per oggi è tutto, io vi auguro un buon venerdì e un bellissimo weekend. L'appuntamento con Good Morning Milano è a lunedì, a presto!